Stamattina siamo stati in ospedale civile con un corteo interno proprio per denunciare i pesanti tagli della regione contro la nostra usura. E mi ritornava in mente i cortei interni alle fabbriche di 40 anni fa a Porto Marghera, quando gli operai, il movimento operaio aveva ribadito che era inscindibile la questione della salute con la questione ambientale all'interno della fabbrica. E guardate, anche oggi, nel nostro immaginario collettivo, ma anche negli interventi che si sono succeduti, tutti hanno inteso parlare del bene comune, laguna, terra, mare, aria, acqua, valli da pesca, isole, monumenti, eccetera. E però negli ultimi anni, soprattutto negli ultimi decenni, si sta evidenziando un concetto. Infatti c'è una letteratura intensa che dimostra come la questione della salute sia un bene, comune. Tutto viene dalla medicina occidentale globalizzata e le politiche, neoliberiste che, hanno messo a reddito la malattia, arrivando persino ad inventare malattie inesistenti, proprio per trarre plus valore, ovvero come mercificare la malattia. E purtroppo, in coincidenza con queste dinamiche socio-politiche e economiche, c'è un silenzio assordante da parte dei politici e di leggi che considerano davvero la laguna, la salute come bene, comune. E noi siamo convinti che la tutela della salute non è sempre, intesa come diritto umano. La salute è imprescindibile. E cito la definizione che dà l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Pensate, nel lontano 1946. Essa definì la salute come uno stato di completo benessere fisico, mentale, sociale e non la semplice assenza di malattia o di infermità. Questa definizione mette in luce il necessario equilibrio che deve essere cercato e mantenuto tra la persona e il suo ambiente, di vita. Pertanto, il risultato di avere individui e comunità in buona salute richiede ovviamente un esteso, costante e convinto impegno, soprattutto dagli amministratori locali. E guardate l'incontro, il presidio che abbiamo organizzato la settimana scorsa davanti a Caffè 7 è stata deludente nel percepire l'ignoranza dell'amministrazione, dicendo non ci posso fare nulla, è tutta colpa della regione. Quindi c'è bisogno anche di un salto culturale nel coinvolgere tutti gli attori, possibili. Poi noi pensiamo che per tutelare, per valorizzare la salute come bene comune, ci siano bisogno strategie fondamentali. E qui apro anche un capitolo che serve a noi. Non è possibile separare la lotta per la difesa della laguna dalla lotta che i comitati per la salute e per il diritto alla salute stanno portando avanti. È imprescindibile, non è possibile dividere queste due questioni. Come diceva l'OMS, vivere in salute significa anche avere un rapporto privilegiato con l'ambiente. E questa è la lezione del movimento operaio degli anni 60 e degli anni 70 a Porto Marghera. Quindi creare sane politiche pubbliche, creare ambienti favorevoli alla salute, rafforzare l'azione collettiva a favore della salute, sviluppare le capacità individuali, riorientare i servizi sanitari. E guardate che è vero che uno degli indicatori della salute è la sanità pubblica, e però per noi è fondamentale riuscire a mantenere questo pilastro
di sanità pubblica. E invece cosa sta succedendo? Sta succedendo che il governo nazionale, non solo quello attuale, ma quello di centrodestra e di centrosinistra, stanno mirando con strategie per abbattere il servizio sanitario nazionale. Chiudo. In quale maniera? In quale maniera? Uno, con il definanziamento. Due, con le politiche di personale. È una balla che mancano medici specialisti. È proprio voluto, si formano all'interno dell'università in numeri chiusi. Terza questione riguarda che manca una seria programmazione e pianificazione dei servizi sanitari. L'ultimo piano sanitario nazionale risale, pensate, al 2006. Poi ci sono le liste di attesa, poi ci sono i fondi integrativi, poi ci sono le assicurazioni private. Questo è un modo studiato a tavolino per abbattere questo elementare diritto. Vi chiedo, è un appello, in questi giorni noi ci stiamo mobilitando, le schede ospedaliere partorite ieri dalla regione significano altri ulteriori tagli e quindi un depotenziamento complessivo dei servizi sanitari pubblici.